Ricominciamo con gli speech del pomeriggio e abbiamo un abitué del freelance camp che manca però da qualche anno, quindi più che un abitué diciamo un grande ritorno. Luca Sartoni! Buon pomeriggio, Vera, non ci vediamo da un po'. Io ho passato gli ultimi 10 anni della mia vita, ho vissuto a Vienna. E però, insomma, sono tornato in Italia da un po' di tempo e dopo aver vissuto a Vienna, lavorato per aziende straniere, principalmente nel mercato tech, e avendo visto un po' di cose, sono tornato alla mia natura di freelance, perché appunto per una decina d'anni invece ho lavorato in azienda. Quando sono tornato in Italia un paio d'anni fa, anzi un pochino più di un paio d'anni fa, forse 3-4 anni fa, e poi 2 anni fa ho deciso di tornare a fare il freelance, ho deciso di farlo sotto un altro brand che non era più il mio nome e cognome. Volevo trovare una dimensione, che era una dimensione più imprenditoriale, perché ve lo dico onestamente, io nella mia vita ho sempre lavorato poco, non mi è mai piaciuto granché. Sono arrivato a 40 anni e ho capito che effettivamente non è neanche il caso di iniziare mai, perché non è per me. Ed effettivamente per me fare il freelance non è mai stato un lavoro. Non lo era quando avevo 20 anni e non riuscivo a combinare niente, quello era proprio per incapacità, ma poi a 40 mi rendo conto che per me fare il freelance non è avere un lavoro, ma è la versione più piccola che potevo fare in quel momento per fare impresa. E io così mi penso, come un imprenditore molto piccolo da un punto di vista dimensionale, però per me fare freelance è fare impresa. E quindi ho deciso di farlo sotto un brand bellissimo, tra l'altro, di cui chi viene dopo di me è l'artefice da un punto di vista visuale. Tornando in Italia e deciso di tornare a fare il freelance, dopo tanti anni in azienda, però ho deciso che non volevo stereotipare l'italianità, eccetera, per cui le mie slide partono da qua. Ci sono delle cose che ho imparato in azienda, però in questi più di 10 anni fuori io mi occupavo di crescita, mi occupavo di software, mi occupavo di prodotti globali, poi sono diventato un engineering manager e poi un direttore di prodotto e avevo 5 team per un totale di 40 persone, 40 ingegneri e designer che sviluppavano prodotti per una società che si chiama Automatic, che forse voi conoscerete per via dei suoi brand, WordPress.com, Tumblr, WooCommerce e tanti altri. E ci sono stati dei momenti in cui ci sono stati dei principi che funzionavano in azienda e quando sono tornato a fare il freelance ho adottato nella mia attività quotidiana. Prima di tutto è stato costruirmi un modello di sviluppo di crescita, che per quanto mi riguarda, essendo da solo, è una pura concezione del mio tempo. Il modo in cui alloco il mio tempo sul calendario, per me, è il mio modello principale di crescita e sviluppo. E quello è il mio tempo. Cioè, se fosse il mio tempo, sarebbero quei 40 secondi che ci metto a mangiarla. Però immaginate quella come la mia settimana. Un quarto del mio tempo lo dedico all'high ticket. Sono i clienti che pagano tanto. Quant'è tanto? Di più. Cioè, sono quei clienti che vi pagano talmente tanto che vi fanno venire voglia di lavorare. Nel mio caso, veramente tanto, perché per farvi venire voglia di lavorare a me. Però sono quei clienti a cui posso chiedere e da cui ottengo un livello finanziario di ritorno tale che non guardo le ore, che non guardo gli orari, che non guardo se ho un libro e ha senso regalarglielo, non guardo quanto costa. Quelli sono gli high ticket, ognuno ha la propria soglia. Nel mio caso, il mio high ticket è sopra i 500 euro l'ora. Ci sono consulenze che faccio tranquillamente sopra i 500 euro l'ora. Quello è il mio quarto del tempo, cioè io dedico un quarto del mio tempo a quel tipo di attività lì. Qual è il driver primario dell'high ticket? Denaro. Fine. Chiaramente ci sono lavori che non faccio, eccetera, eccetera, eccetera. Però driver primario denaro. Perché? Perché quella solidità finanziaria che ottengo attraverso l'high ticket mi permette di dedicare un quarto del mio tempo alle attività pro bono. Quali sono le attività pro bono che seguo? Fondamentalmente gli hobby, clienti che non possono, non hanno nessuna possibilità in questo momento di entrare in high ticket, attività che mi interessano, non hanno una finalità neanche quasi legata a quello che faccio io e che hanno come driver primario il futuro, cioè roba che mi interessa per il futuro. Perché sono così focalizzato al futuro, sul pro bono? Perché ho 2 figli, uno a 14 mesi, uno a 3 anni e mezzo. In questo momento io sono ossessionato dal futuro. Sono ossessionato dal fatto che forse un giorno loro dovranno fare la leva e io sono la prima classe che non l'ha fatta. Sono
sono ossessionato dal fatto che non vivono una sicurezza come hanno vissuto i miei genitori, come ho vissuto io. Tutta questa roba per me si accumula e diventa futuro, quindi tutto quello che posso investire nel futuro lo faccio. Faccio consulenza pro bono a un gruppo di studenti, ormai è diventato un enterprise di studenti che stanno costruendo rover per andare su Marte. Poi c'è un quarto del tempo che dedico al compound. Il compound sono attività il cui valore da un punto di vista finanziario si costruisce nel tempo. Un portfolio molto grande di prodotti su Gumroad o su qualunque piattaforma che ti permette di vendersi da soli. Corsi da 20 minuti a 5 euro. Tutta roba in cui costruita una fortissima automazione d'ingresso fondamentalmente va da sola. Questa costruisce una piattaforma di benessere e di stabilità economica che permette di smorzare invece la volatilità dell'high ticket. Perché nell'high ticket, quando hai qualcuno che ti paga 500-600 euro l'ora e smette di lavorare con te, ti fa andare giù. Se però hai costruito una piattaforma di compound che ti permette, data una certa visibilità, data una certa esposizione, che comunque alimenti tramite l'advertisement, perché il traffico io lo compro, io non lo sapevo, cioè per tanti anni pensavo, oh, stai sui social network, fai tanto, e il traffico arriva. No, il traffico si compra, si paga pubblicità, l'importante è avere costruito dei canali di monetizzazione del traffico che compri. E io il traffico lo compro, mando x mila persone attraverso dei funnel, questi funnel generano un po' di ritorno al punto da creare compound. E poi c'è il quarto è social. Allora, il driver del compound è la crescita, nel tempo deve crescere. E poi c'è la quarta componente che è social, che è mantenere rapporti sociali molto forti per costruire quella rete che fondamentalmente ti salva la pelle quando hai bisogno di salvarti la pelle. E non sto usando questa definizione con leggerezza. Io parlo di salva la pelle da un punto di vista di sopravvivenza. Perché in social ci sono i vicini di casa, che ne so, i politici locali. Io abito in paese, un paesino vicino a Udine adesso. Avere un rapporto anche con gli amministratori locali, da un punto di vista personale, è utilissimo. Perché noi viviamo vicino ad Aviano, non c'è bisogno che vado oltre. Sappiamo tutti di cosa stiamo parlando in questo momento quando si parla della base di Aviano, eccetera, eccetera, eccetera. Avere rapporto con le persone intorno a noi è utile. Poi, vabbè, se la vogliamo portare solo sul piano strettamente professionale della mia attività di formatore, intanto non vi ho detto neanche cosa faccio. Io mi occupo di formare manager. Ho passato gli ultimi 5-6 anni a formare manager all'interno di aziende tech. Adesso formo manager all'esterno delle aziende tech. Chi vuole gestire persone con efficacia si rende conto che è molto più difficile di quanto pensava fosse. E quindi ho costruito dei percorsi di formazione in cui aiuto le persone a gestire persone. Faccio mentorship, faccio coaching, faccio corsi e mi sono accorto che fondamentalmente anche all'interno delle aziende il problema è sempre uno. La società porta all'individualismo. I social network costruiti per fare rete portano all'individualismo. Se noi coltiviamo invece i nostri rapporti da un punto di vista sociale, costruiamo un valore che è solido. Questi quattro pilastri si sostengono a vicenda. Perché? L'high ticket finanzia quasi tutto, ma soprattutto finanzia il pro bono. Il pro bono costruisce un ponte verso il futuro. Questo ponte verso il futuro viene anche alimentato dal compound e social tiene in piedi tutto il resto. Perché la parte free di Lens tende a portarci all'isolamento. Il nemico numero uno è l'isolamento, perché l'essere umano isolato non sopravvive. Non me ne frega niente che sia felice, che non sia felice, che sia etico, che non sia etico. Non sopravvive. Se ci dovessero essere gravi disastri, anche di natura, l'abbiamo visto a Ravenna un anno fa, solo i gruppi solidi di persone sopravvivono, gli altri no. E quindi quella è una componente che coltivo per questo motivo. In più c'è un passo successivo, che è interpretare il lavoro da freelance come un lavoro significa ridurlo a un singolo modello di business. Io faccio qualcosa per te, tu mi paghi per farlo. Con questo approccio posso esplorare modelli di business diversi, cioè nell'high ticket può essere consulenza, possono essere corsi, ma nel compound possono essere prodotti, possono essere servizi che vengono prodottizzati, possono essere... Nel compound c'è anche, che ne so, investire 2000 euro in una startup e sperare che un giorno faccia un exit. Ci sono tanti modelli di business che si possono esplorare. Alcuni di questi nel compound hanno alta volatilità. La probabilità di perdere i soldi è alta, ma ci sono alcuni di questi che poi impennano e ti restituiscono valore per tutto il resto. Solo con questo approccio multicanale di diversificazione anche del canale di reddito mi sento al sicuro nel momento in cui sono tornato a fare il freelance. Perdo in stabilità,
richiede molta più energia, però guadagna una prospettiva per il futuro che è appunto quello che sto cercando di ottenere. Detto questo, non ho nient'altro da dirvi. L'altra volta no, dicevo l'idraulico, non l'idraulico. Sono ancora su quel piano lì, cioè sotto certi punti di vista, quando ho riguardato quelle presentazioni prima di venire qua, dicevo, adesso magari sono un po' meno cazzaro dell'epoca, però sono molto d'accordo con quello che dicevo. E molto di quello che dicevo poi mi è servito moltissimo. Però fondamentalmente sono arrivato a un punto in cui per me l'attività di freelance si basa fortissimo sulla capacità di generare stabilità finanziaria. Non è un passatempo, ma soprattutto per me non è un lavoro. Per me è la versione più piccola e più sostenibile che ho in questo momento per fare impresa, e ammetto anche che potrebbe essere una soluzione temporanea. Se dovessi trovare miglioramento in stabilità da un punto di vista finanziario nell'evolvere e andare verso una responsabilità limitata o anche una cooperativa, onestamente lo prenderò in considerazione.